Riepilogo dell'ultima giornata di mercato per la Fidelis. È arrivato Emanuele Zamarion, portiere 2000, svincolato dal Campobasso. È arrivato in prestito dal Vicenza Malik Jibril, centrocampista del 2003. Arriverà a breve anche Cristian Fabriani come rinforzo per il pacchetto arretrato, pure lui ex Campobasso. Sono partiti invece i difensori Leonardo Nunzella, direzione Alessandria, e Raffaele Alcibiade, che ha firmato con il San Giuliano City. Il bilancio lo traccia il DS Sandro Federico. Quando concludiamo il mercato c'è sempre qualche piccolo rammarico, ma credo che soprattutto in uscita sia stato fatto veramente il massimo. Non era facile, dovevamo alleggerire il bilancio della società per dare anche un futuro e una sopravvivenza all'Andria. Abbiamo fatto le operazioni in entrata molto interessanti con alcuni giovani e, insomma, diciamo che in questo momento ci possiamo ritenere soddisfatti, con qualche piccolo rammarico, perché c'è sempre qualche operazione che ci sfugge. Il rammarico è riferito alla mancata cessione di Tulli alla Fermana nella trattativa last minute. Restano ad Andria anche Urso e Ciotti, ma per loro due il discorso è diverso rispetto all'altro superstite della passata stagione. Urso è un giocatore che, se vuole, se ha la voglia e la volontà di mettere in campo le sue qualità, può darci un grandissimo contributo, soprattutto con l'arrivo di Arrigoni, con l'arrivo di Candellori, ha le caratteristiche giuste per dare una mano all'Andria. Quindi non lo ritengo neanche un mancato esubero, perché per noi è una risorsa importante. L'abbiamo sempre pensato, anche se poi abbiamo fatto un po' di mercato, ma in questo mese si è anche guadagnato, e poi vedremo anche in futuro, speriamo che continui a far bene come sta facendo in questo precampionato. Ciotti rimane con noi. Su Tulli vedremo, faremo delle considerazioni, potrebbe anche rischiare di andare, insomma, in qualche squadra di D se non ha un mercato di Serie C, perché abbiamo provato in tutti i modi ma non ci sono stati grandi richieste. Parola al campo: tra due giorni scatta il campionato di Serie C. Fidelis domenica alle ore 20:30 al degli Ulivi contro il Potenza. Federico è contento dell'organico che ha messo a disposizione di Mirko Cudini per la nuova stagione. Abbiamo creato un bel mix, una squadra mediamente giovane, però già con tanti campionati alle spalle, ed è quello che volevamo. Ci siamo riusciti, ripeto, non era facile pensare 2 mesi fa che saremmo arrivati a questo. Devo essere sincero, non ci credevo. Invece così, con un occhio anche al futuro, con un occhio di riguardo anche al bilancio, abbiamo fatto le cose che erano nelle nostre possibilità.